Dal 1 gennaio 2022 in Italia è scattato l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti tessili, anticipando la normativa europea che prevede l'attivazione della raccolta separata di questo tipo di rifiuto a partire dal 2025. Tra i motivi per cui si è arrivati a regolarizzare la raccolta differenziata degli abiti usati c'è sicuramente l'impatto ambientale generato dalla quantità e dagli sprechi legati all'industria dell'abbigliamento e dei tessuti, specie quando si tratta di fast fashion. Il modello di business della moda veloce, che vede tra i principali brand il colosso cinese Shein, H&M, Zara e molti altri, ha portato alla creazione di una delle discariche di vestiti usati più grandi del mondo in Ghana. Basta pensare che ogni anno un cittadino europeo getta in media 11 kg di prodotti tessili e nel mondo ogni secondo un camion di indumenti viene smaltito in discarica o incenerito. Ma ti sei mai chiesto che fine facciano gli abiti usati che getti negli appositi cassonetti? Nei comuni italiani è possibile trovare i cosiddetti cassonetti gialli, dove possono essere inseriti, chiusi in buste, tutti i capi di abbigliamento e accessori, incluse biancheria intima, scarpe e borse, ma anche stoffe, tende, lenzuola, tovaglie, coperte e tappeti. Il comune di Roma, sul sito Ama Roma S.p.A., mette a disposizione dei cittadini una mappa dei cassonetti gialli presenti sul territorio. Alcuni però segnalano la mancanza di alcuni cassonetti nei luoghi indicati dalla mappa. Abbiamo verificato di persona se ci sono realmente i cassonetti vicino alla nostra redazione, in via Galilei 55 a Roma. Uno sì, l'altro no. Ma lo sai che c'è chi potrebbe usare i tuoi abiti per i propri guadagni? Un'inchiesta fatta dalle Iene del 2019 dimostrò come, tracciando il percorso di un abito con il GPS gettato in uno dei cassonetti gialli con la scritta Caritas, fosse finita un'azienda che rivende questi abiti in tutto il mondo. Il responsabile spiegò che i vestiti venivano acquistati a 40 centesimi al chilo, per poi essere rivenduti dai 3 ai 5 euro. Si tratta di un business che in realtà va ad arricchire aziende spesso legate alla criminalità organizzata. Per quello che va a finire nei cassonetti gialli, non in tutti i casi la gestione è completamente trasparente. Spesso gli abiti finiscono in una prima area dove vengono selezionati e la parte migliore ha una seconda vita. Sulla parte rimanente invece è lì che non è sempre garantita una corretta gestione. Occorre spiegare come funziona questa filiera per evitare equivoci, soprattutto sulla distinzione tra dono e rifiuto. Non tutti i contenitori sono uguali. Informatevi sempre sull'organizzazione a cui decidete di affidare i vostri capi. A dirlo è Humana People to People Italia, un'organizzazione umanitaria che da 25 anni è impegnata nella raccolta, selezione e vendita di abiti su tutto il territorio italiano. Il 65,1% degli abiti raccolti è destinata a riutilizzo ed è valorizzata ad esempio negli store di Humana. Il 28,5% è avviato a riciclo attraverso il recupero delle fibre tessili, mentre il 6,4% è destinato al recupero energetico. Ci sono poi comuni come quello di Gavirati in provincia di Varese, dopo una serie di segnalazioni di abiti abbandonati vicino ai cassonetti, ha avviato la raccolta porta a porta con il recupero della parte tessile 4 volte all'anno, una per ogni stagione. Un'ottima iniziativa per incentivare la raccolta differenziata dei vestiti.